siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca. Tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme. Tutti bisognosi di confrontarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli che parlano una sola voce nell'angoscia dicono: siamo perduti. Vangelo di Marco capitolo 4, versetto 38. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Meditazione di Papa Francesco, 27 marzo 2020. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono, ben ritrovati in questo spazio di approfondimento sulla fede ai tempi del coronavirus. Un programma a cura della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Eccoci dunque con una nuova puntata, un nuovo tema da affrontare, tre nuovi ed importantissimi ospiti da interrogare e insieme ai quali interrogare la nostra fede, sempre accompagnati e guidati dalle riflessioni del direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali. Ben ritrovato, professor Matarazzo. Salve, salve a tutti e ai nostri cari ospiti e a te in modo particolare. Grazie, andiamo dunque a conoscere i nostri compagni di viaggio di questa puntata odierna, a cominciare dal professor Lucio Romano, medico, bioeticista, senatore della Repubblica per la 17ª legislatura. Benvenuto, professor Romano. Salve direttore, grazie per l'invito. Grazie a lei. Adesso è presbitero, parroco, docente, ma soprattutto quest'oggi è qui con noi in veste d'autore, di scrittore, perché nella prima settimana di lockdown ha scritto un libro dedicato proprio alla fede in questi tempi di quarantena. Benvenuto a Don Edoardo Cibelli. Salve Don Edoardo, direttore. Ci senti? Salve direttore, grazie dell'invito. E dulcis in fundo rivolgo il mio saluto a Monsignor Orazio Francesco Piazza, teologo e vescovo di Sessaurunca. Benvenuto, eccellenza. Un abbraccio a tutti voi e la gioia di incontrarvi. A Carmine Matarazzo il compito di pungolare e al contempo di domare, oserei dire, tutte queste menti brillanti. Gli cedo dunque la parola per una riflessione introduttiva di questa puntata che, ricordo, si intitola Il valore della solidarietà per una speranza dal volto umano. Prego, professor Matarazzo. Grazie, Michele. Mi rivolgo al pastore, al vescovo in modo particolare, in questa prima battuta, perché Vostra Eccellenza si è occupato in modo molto approfondito della speranza. E quindi talvolta sembra che la speranza cristiana sia disumana, cioè oltre l'umano, o addirittura incomprensibile. Oggi vorremmo capire se solidarietà e speranza ci incoraggiano a vedere la luce. È assolutamente falso pensare alla speranza come una pia illusione che sarà facilmente disillusa. La speranza cristiana nasce da una piattaforma di un incontro motivato da un amore ed è il vincolo del rapporto di amore tra Dio e l'uomo, la reciprocità di due libertà. In questo incontro si gioca la speranza con una lenta costruzione, non come bene da comprare al supermercato a facile prezzo. Faccio riferimento al testo di Romani 5:1-5. La speranza che nasce da un amore dato al cuore dell'uomo passa attraverso la tribolazione genera la virtù, virtù provata, la pazienza, infine la speranza. Se non c'è amore, non c'è speranza, perché la speranza si costruisce nell'affidabilità di questa relazione. Non tanto per il semplice bisogno da cui parte, ma perché fa riferimento ad un soggetto affidabile di cui viviamo il vincolo. Ecco perché la speranza cristiana nasce dall'incontro di un amore che riconosce nel bisogno la condizione per poter vivere quella relazione, non la semplice risposta al bisogno.
Ecco, io ne approfitto per rivolgere al professor Matarazzo un interrogativo. Ma in tutto questo scenario che stiamo vivendo, che ruolo sta avendo la scienza? Come si sta comportando? Perché sentiamo spesso dire dobbiamo affidarci alla scienza. Ma a quale scienza? Quella che ci dice che il vaccino non serve o quella che ci dice che fino a quando non ci sarà il vaccino non potremo uscire? Ecco, in qualche modo l'abbiamo vista un po' arrancare questa scienza. Vorrei dire, prendiamo da Monsignor Piazza il suo insegnamento sulla speranza escatologica, cioè l'operosa speranza, la speranza operosa che ci fa guardare al presente con i piedi per terra e guardiamo la parusia con occhi operosi, con fare realmente significativo. E quindi qualche volta lui ha usato l'espressione sentinelle del mattino. Allora prenderei, per quanto è stato possibile imparare in questi anni, soprattutto da questo insegnamento, rivolgerei forse al professore Romano questo interrogativo per dire che in questi giorni abbiamo sentito parlare di speranza anche da parte degli scienziati, ma penso a scienziati di varia estrazione culturale. Professore, lei che è un medico e che si occupa in modo particolare di, anche di impegno di politico, quindi un impegno sociale, la speranza rappresenta un confrontarsi a vicenda, come dice il Papa? È importante anche per la medicina nutrire speranza? Di che tipo di speranza parliamo? Ma la speranza nell'ambito della ricerca, nell'ambito biomedico, si avvale di dati concreti indubitabili che sono frutto appunto di una sperimentazione, di uno sviluppo dell'attività di ricerca stessa e che ha caratterizzato non solo questa fase, ma la caratterizzerà ancor più nei prossimi tempi, perché ci siamo trovati tutti completamente impreparati a questa pandemia. E che ha voluto significare un affrettarsi, un accelerarsi di ricerche, di studi che sono tuttora in corso e che evidentemente vanno a supportare la speranza di poter trovare una soluzione che vuoi che sia sotto il profilo della prevenzione con la vaccinazione, vuoi che sia il ricorso a trattamenti e quindi a terapie. Credo quindi che non sia, come richiamava poc'anzi Sua Eccellenza Monsignor Piazza, una speranza che qualcuno può intendere come un ampio tentativo che non ha un fondamento, invece ha un fondamento che deve essere assolutamente sviluppato nell'opportunità del tempo. Vorrei riprendere e recuperare quell'espressione che ritengo sia estremamente calzante per questo periodo, di un dopo che nasce in ragione dell'esperienza di un prima, di un tempo che abbiamo ritenuto quasi sospeso, il Kairos, vale a dire il momento dell'opportunità, la costruzione insieme nella situazione attuale, ma in una dialogicità che non trovi persone contrapposte le une alle altre, ma tutte insieme, come chiamava Sua Santità, nella stessa barca, nel timore di essere singolarmente forse insufficienti, forse non in grado, incapaci di poter dare risposte compiute, ma certamente insieme, nella solidarietà e nell'assistere l'uno all'altro, credo che noi possiamo trovare non solo una soluzione per la pandemia in quanto tale, ma, se mi si può permettere di dirlo, una rigenerazione anche a livello sociale. E qui entra la dimensione di ordine politico, perché la dimensione di ordine politico in questo momento si basa sul nuovo lessico a livello sociale. Io vedo che devono emergere di nuovo espressioni che nascono dall'esperienza vissuta di questa fase, la dedizione dei medici, del personale sanitario, la dedizione eroica di volontari, la competenza di cui è assolutamente necessario non solo per il decisore politico, ma anche per qualsiasi decisione che si assuma a livello sociale in varie categorie, la responsabilità nel prendersi carico ognuno dell'altro, nel farsi carico dell'altro, il principio di uguaglianza, trattare egualmente tutti secondo la reciprocità di essere per gli altri, non essere semplicemente dell'intersoggettività con l'altro. Noi abbiamo la capacità di declinare la speranza sotto il profilo scientifico, sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale, partendo da questo lessico. Io sono fiducioso. E a proposito del declinare la speranza, c'è qualcuno che l'ha inserita, anzi ne ha fatto in qualche modo la protagonista,
di un testo scritto sulla quarantena e durante la quarantena. È il testo appunto di Don Edoardo Cibelli che si intitola, non a caso, Coronavirus, realtà e speranza, un'invocazione al padre. È stato pubblicato poche settimane fa dalla casa editrice Effatà. Un libro, come dicevo, nato in quarantena per parlare della fede in quarantena. Allora io chiedo a Don Edoardo Cibelli di raccontarci un pochettino questo suo volume. Sì, grazie. Mi fa piacere che stia parlando della speranza, perché come poc'anzi diceva, rappresenta lo sfondo del mio racconto. Un racconto sulla quarantena, un racconto che rappresenta un fermo immagine, uno striscio sulla possibilità di vivere questo tempo in maniera propositiva. Attraverso questo tempo, infatti, rileggendo le vicende del protagonista, un giovane napoletano che studia economia a Milano, ciascun lettore può identificarsi nello stesso protagonista e rispolverare la propria interiorità, ritornare a quelle domande di fondo che fanno parte della nostra vita e far emergere questo desiderio insopprimibile di speranza, di felicità che ciascuno di noi porta nel cuore. E ricollegandomi alla riflessione di Monsignor Piazza, vorrei sottolineare appunto questo. La speranza è soprattutto da intendersi come una dimensione costitutiva del nostro orizzonte esistenziale. La speranza diventa questo tendere verso, attendere il nuovo giorno che già viene reso presente se ciascuno si pone nell'ascolto del trascendente e vive all'insegna dell'amore e della speranza ogni azione. Dunque, ringraziamo Don Edoardo. Siamo arrivati a ridosso della nostra pausa pubblicitaria, quindi ci lasciamo per un brevissimo spazio di tempo e ci ritroviamo qui tra poco. Ed eccoci di nuovo qui con voi. Io cedo subito la parola al professor Matarazzo per una provocazione ad uno dei nostri ospiti. Riprenderei dal professore Romano e grazie per la riflessione che finora avete donato a questo nostro approfondimento, a questo nostro spazio virtuale. Una considerazione abbiamo fatto in questo periodo, che sicuramente la fede non ha risposte preconfezionate, ma ripone tutta la speranza e la fiducia nell'incontro con il vivente, con una persona. E la scienza sembra forse emarginata da queste dinamiche, ma è fondamentale una cosa: abbiamo imparato a rifare i conti con la paura di morire, qualcosa che abbiamo riscoperto umanissimo, mentre la nostra società ha voluto eclissare, silenziare perfino la paura della morte. Forse la morte era stata radicalmente estromessa. E mi rivolgo al professore Romano, da scienziato, da medico qual è, da bioeticista, come ritorna la morte? Come è ritornata la morte? Sembra ancora uno scandalo cosmico, diceva l'antropologo Alfonso Maria di Nola, eppure è una cosa umanissima. Lei come ha visto questo ritorno del macrabo, in un certo senso, dello scandalo, a dire, oh, si muore in un certo modo? Ma il ritorno della morte ha segnato in questa fase in maniera evidente le limitatezze della dimensione profondamente umana. Ci ha posto davanti ad interrogativi drammatici, soprattutto per quanto riguardava anche l'assistenza, riguarda l'assistenza in situazione di carenza di risorse. Noi sappiamo che cosa ha voluto significare per tanti colleghi confrontarsi nell'assistere persone che stavano in difficoltà non solo respiratorie, ma difficoltà gravissime a livello generale, e che evidentemente dovevano, non dico essere selezionate, ma che evidentemente dovevano ricorrere a dei trattamenti d'urgenza in competizione con altri. Questo ha voluto significare non solo un confrontarsi con la morte in maniera irrevocabile ed irreparabile, ma ha voluto significare anche una dimensione della limitatezza sotto il profilo delle risorse, ma anche delle limitatezze umane per quanto riguarda gli interventi che erano fino a poco tempo fa ragionevolmente finalizzati ad antagonizzare la morte, a limitarne l'incidenza così grave che è avvenuta in questa pandemia.
E ho potuto notare, questo è un dato molto molto rilevante, avendo anche contatto con altri tanti colleghi che hanno svolto attività assistenziale anche in prima fila, che la dimensione della scienza in questa volta si è coniugata con la dimensione della fede. Cioè io ho visto e conosco e so di tantissimi colleghi, di tantissimi medici che confrontandosi con questa malattia gravissima, con questa pandemia, hanno avuto la possibilità di riconiugare un rapporto che sembrava conflittuale fra la dimensione della scienza e la dimensione della fede, fra la dimensione meccanicistica della funzionalità del nostro organismo con la dimensione valoriale. E questo credo debba lasciare una grande pedagogia di vita, un grande significato, ha un grande senso per quel che vuol dire la nostra attività assistenziale nei prossimi tempi. Veramente dobbiamo recuperare quello che è stato il grande insegnamento che ci è stato dato da questa pandemia. Di assistere significa realmente essere al fianco. Ecco, Ecco, riprenderei, io prego, prego, professor Matarazzo. riprenderei questo dato per rilanciarlo a Monsignor Piazza, cioè come ha sentito che questa, diciamo, questo segnale, questa profondità con la quale la società è in un certo modo si è ritrovata sulla stessa barca, come dice il Papa, e come ancora i cristiani sono stati sentinella del mattino. Ma innanzitutto devo far riemergere il grande dolore nel sentire la distanza che ancora oggi esiste nella consapevolezza di tante vite perdute e soprattutto di una fascia generazionale custode di una memoria della nostra realtà, persone che hanno vissuto un'esperienza, hanno fatto sacrifici e che inevitabilmente hanno consegnato una eredità preziosa. Mai il pensiero deve distaccarsi dalla memoria di quanto queste persone hanno fatto, hanno dato, e quindi il dolore rispetto a questa morte deve rimanere ben presente nella nostra consapevolezza. Poi sono profondamente convinto che solo quando ci accorgeremo che senza l'altro non è possibile nulla, potremo affrontare in modo dignitoso il limite che caratterizza la nostra esistenza, le nostre fragilità. Veniamo fuori da una esasperazione individualista, egoistica, solipsistica, egocentrica, tutto ridotto all'io, tutto per me. E a questo anche Dio ha servito, in una visione molto utilitaristica di Dio, e per molti versi sta emergendo. Quasi che dovesse servire a riconsegnarci una vita di cui noi ci eravamo appropriati. Il senso del limite è, come si diceva poc'anzi, l'esperienza della morte come condizione dell'umano, ci consegnano forse alla più grande solidarietà che deve far maturare una sensibilità nuova, un nuovo inizio, come ho chiamato io, frutto della linfa della risurrezione. È quello di saperci non solo legati l'uno all'altro, nel condividere fragilità e limiti, ma nel costruire sentieri per rispondere a questi limiti, non nel senso dell'affrancamento dai limiti. Mi permetto un piccolo momento di citazione. Agostino utilizzava questa immagine. E se uno ti mettesse la spada sul collo e ti dicesse cammina sulle acque, tu che cosa faresti? Tu sapendo bene che non puoi camminare sulle acque, però tenteresti comunque per desiderio di vivere. E tu faresti l'impossibile, tenteresti l'impossibile pur di salvarti la vita e non fai il possibile per ottenere quella che non finisce mai. Allora, da questo punto di vista, io credo che la condivisione nella consapevolezza delle nostre fragilità costituisca la trama fondamentale attraverso cui costruire un nuovo inizio, fidandoci di colui che ci dona una prospettiva a questa speranza, ma che fonda, anche lui spera per noi, che noi nella solidarietà, nella condivisione, nella mutualità possiamo realizzarla. Grazie mille, Eccellenza. Io vorrei rivolgere tutto questo, girare tutto questo a Don Edoardo Cibelli, chiedendogli come queste istanze che abbiamo ascoltato possono essere recepite dalla teologia narrativa e in che modo dunque la teologia narrativa ci può aiutare nella vita di fede.
Grazie direttore, mi dà l'opportunità di presentare questa proposta all'interno del mio ebook, cioè quella di una teologia narrativa. Io intendo come una teologia che parte e si sviluppa dal vissuto esistenziale, una teologia che si costruisce a partire dalla propria interiorità, dalla ricerca di Dio. E dunque una teologia che il protagonista vive ponendosi delle domande, una teologia che ciascuno di noi può vivere cercando di porre a Dio delle domande e nella riscoperta di se stesso. E dunque è una teologia che si racconta, una teologia che diventa fluidamente legata e correlata alla preghiera e dunque all'amore, alla solidarietà, una teologia che diventa vita e una teologia che riesca a mediare appunto questo significato. La fede è certamente addizione a dei contenuti che vengono filtrati attraverso la comunità credente, ma è anche l'atto personale di chi affida totalmente la sua vita al Signore e nell'affidare la sua vita si prodiga per gli altri e ama gli altri. E anche il tempo della quarantena, della pandemia, diventa occasione di grazia, diventa un'occasione per riscoprire che l'adesione a delle norme è anzitutto un dono d'amore verso l'altro. Il protagonista del racconto, all'interno della trama, traduce tutto ciò nel suo prendersi cura degli amici, delle persone che ha intorno. E il racconto poi si conclude con un capitolo intitolato Sogno o realtà. Il protagonista fa un sogno attraverso il quale pensa a tutte le persone, amiche e anche lontane che vivono il dramma della quarantena e che diventano felici. Quando si sveglia si rende conto che questo sogno non è semplicemente un miracolo, ma diviene la possibilità, di, scoprire che c'è questo desiderio insostenibile di speranza e di fede che ciascuno porta nel cuore. Ringraziamo Don Edoardo, c'è qualche piccolo ritardo nell'arrivo dell'audio, ma è il bello della diretta in qualche modo. Professor Matarazzo, ritorno a lei per delle considerazioni dopo questa, diciamo così, carrellata di risposte dei nostri ospiti. Sì, io vorrei rilanciare proprio qualche secondo a chiosa finale. Ripartirei da Monsignor Piazza per dire che il Papa ha dato un'indicazione importante il 27 marzo 2020. Ha detto come parlare il linguaggio di tutti per stare con tutti. Quindi il Papa non si è affidato a un atto di culto soltanto per dire, ecco, la speranza è solo, come dicevamo all'inizio, qualcosa di oltre la storia, ma è nella storia che si impara ad amare Dio. E quindi non siamo perduti, ci dice, come noi non ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Com'è importante sperare insieme? Monsignor Piazza, poi professore Romano, Penso e che poi abbiamo tempo solo per un altro brevissimo un altro intervento. brevissimo, ma brevissimo, giro breve. Sì, molto brevemente per dire io spero in te per noi. È questa l'espressione più classica in cui la speranza trova le sue radici nella condivisione della vita, dei gesti, dei segni. Si impara a sperare quando si costruisce la fiducia. E la fiducia la si può costruire nell'affidabilità di una presenza. Se impariamo a riconoscere la presenza dell'altro, a volte basta uno sguardo che ci fa alzare gli occhi da terra o una voce che ci chiama e ci fa uscire fuori dai pensieri negativi. La reciprocità, la mutualità, la condivisione sono il terreno fecondo della speranza. Da soli non ci salviamo. Grazie Monsignore, quando è bello stare insieme il tempo scorre sempre più veloce. Io quindi voglio ringraziare tutti voi per queste belle parole, per questi approfondimenti che di certo hanno arricchito tutti noi e do appuntamento a coloro che ci hanno seguito alla prossima puntata. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti. Buona giornata e buon cammino, buon esodo.